E bentornati sul mio canale. Come vedete, non ho stappato gli occhi rossi. È arrivata la bastarda, è arrivata. Io la definisco la bastarda, l'allergia è come le tasse. Arriva marzo, aprile, maggio, tam, e li devi pagare la stessa allergia. Arriva maggio, arriva marzo, aprile, maggio, tam, la devi pagare. Chi soffre di allergia sa benissimo che è un periodo di antistaminico o spray con l'uttorio. Sarà una battaglia, però non siamo sul pezzo. Prima di tutto, anche per come sto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, perché se attivate la campanella e vi iscrivete al canale ogni volta che uscirà un video, vi uscirà la notifica sul mio cellulare, poi vi uscirà questo bel faccione sulla vostra homepage di YouTube. Guardate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter. Soprattutto oggi usciranno le famose pagelle della Formula 1, una ogni ora fino alla scadenza delle 10 pagelle, scusate. Però sapete, quando arriva, l'allergia è così. Allora, analizziamo questo nuovo format della Coppa Italia che si è divisa. Da una parte c'è la pool scudetto, dall'altra parte la pool salvezza. Per me, poi a fine di questo video dirò cosa penso di questo nuovo format. Le partite si sono svolte: Fiorentina, Roma 1-5, Juve Milan 2-0 con il riposo dell'Inter. Dall'altra parte c'è Juve e c'è Sassuolo, Sampdoria 3-0 con Milano, Parma 4-2. Andiamo ad analizzare la partita fra Fiorentina e Roma, una partita dove la Roma è stata dominante, la Roma che ha dominato dopo 11 minuti, si è portato il gol su con Valentina Giacinti, dopo 21 minuti, erroraccio sia della Zarmagnan che tiene troppo pallone davanti alla sua area, poi passaggio indietro a Skrovenegg, il portiere della Fiorentina, fa una mezza papra lì. Da grande attaccante Manuela Giuliano l'anticipa e fa il gol del 2-0, poi ancora Valentina Giacinti realizza il 3-0, ma una Roma sempre solo dominante che addirittura si è portato sul 4-0 all'inizio del secondo tempo. C'è stata una mezza reazione della Fiorentina con il gol di Gundogan, però niente poco, poi sul filo del fuorigioco, come detto, Griglione chiude definitivamente questa partita sul 5-1. Una Roma nettamente migliore della Fiorentina, una Roma che manda un messaggio chiaro al Barcellona, però con tutto il rispetto, almeno non c'è una squadra in Italia che possa in questo momento competere con la forza del Barcellona femminile, perché è di un'altra categoria. Poi noi speriamo che in Coppa Campioni la Roma possa fare l'impresa e saremo lì tutti. Mi sembra un mercoledì o giovedì, comunque fra uno di questi due giorni giocherà la Roma. Vediamo un po' di statistica di questa partita. Tiri 9-22, tiri in porta 3-11, possesso palla 40-60, passaggi 359 contro 571, passaggi precisione dei passaggi 76-85, falli 11-7, ammonizione 2-1, espulsione 1-0, espulsione di Zemagna, fuori gioco 4-2, calcio d'angolo 4-4. Una partita, come abbiamo detto, che la Roma l'ha dominata e ha meritato di portarla a casa. Poi l'altra partita di giornata della pool scudetta è stata Juve-Milan, dove la Juve ha dominato in lungo e largo in questa partita. Vedendo anche un po' le statistiche, si vede tiri in porta 6-4, ma se volete sentire il video commento della partita della Juve basta andare qui sopra, vi lascio il link sopra, perché il video commento della partita dei Juve-Milan l'ho fatto ieri. Andiamo a vedere invece l'altra partita, quella della parte della salvezza. C'è stata Sassuolo-Sampdoria, una partita finita 3-0 con un dominio assoluto del Sassuolo. Una Sampdoria che non è stata mai in partita. Scusate come il raffreddore mi impone questo. Una Sampdoria che non è stata mai in partita. Una Sampdoria che è stata quasi neutra. Non è riuscita mai ad andare a essere incisiva nell'area
del Sassuolo, gol di Gené e gol dopo 6 minuti. Poi Daniele Sabatino, l'infinita Daniele Sabatino, fa il gol del 2-0 su un tiro dell'attaccante del Sassuolo, traversa e subito Daniele Sabatino è lì che riesce a incrociare e fare il gol del 2-0 e poi la chiude con un bellissimo gol di Lana Calenda, che fa un bellissimo gol, si marca due giocatrici della Sampdoria, due difendenti della Sampdoria dal limite, fa un bellissimo tiro da fuori area che si mette sotto l'incrocio e fa il gol del 3-0. Una partita dove il Sassuolo è nettamente superiore di queste squadre. Se andiamo a vedere anche le statistiche, abbiamo 11 tiri ciascuno, tiri in porta 6 a 2, possesso palla 65-35, passaggi 539 contro 282, precisione dei passaggi 74-59, falli 10 a 9, nessuna munizione, no, una munizione solo a favore delle giocatrici del Sassuolo, nessuna espulsione, 3 fuorigioco per il Sassuolo e 5 la Sampdoria, calci d'angolo 3 a 2. L'altra partita della Pool Scudetto, no, salvezza, è Pomigliano Parma, finita 4-1 a favore delle giocatrici campane, dove Tati ha fatto completamente lo show, ha realizzato due gol, uno al 65esimo che è un gol spettacolare, poi al 72esimo calcio di rigore, fallo sempre su Tati ed è stata perfetta. Poi però la partita è cominciata proprio ad equilibrio. Nel primo tempo le due squadre se ne sono date di santa ragione, nel senso buono della partita. L'hanno giocata e che la volevano vincere tutte e due. E Pomigliano si porta in vantaggio al 46esimo del primo tempo, in pieno recupero, grazie a un'azione bellissima di Martinez che alla fine riesce a realizzare il gol dell'1-0. Però dura 30 secondi perché c'è stato un attimo di infortunio per Martinez del Pomigliano. E il Parma la pareggia dopo neanche 2 minuti, grazie al gol di Lazzaro che riesce ad anticipare e incrociare. Ma lì si può dire che è stato completamente un errore della difesa del Pomigliano. Poi nel secondo tempo ha deciso Tati di decidere la partita. Un bellissimo gol al 65esimo, un altro al 72esimo su calcio di rigore, fallo fischiato giustamente su di lei e il fallo c'era. E poi al 95esimo avevo gol di Alessia Corelli, che poi è stata espulsa perché non ho capito perché è stata espulsa. C'è stato un po' di battibecca ed è stata espulsa. 4-1 a favore del Parma. Vediamo un po' le classifiche di questo. Abbiamo la Roma a 51 punti, la Juve a 43 punti, sempre più 8 della Roma. Poi l'Inter non ha giocato. Milan a 34, la Fiorentina a 34. Invece per il Pool Scudetto abbiamo Sassuolo a 20, Pomigliano a 17, Parma a 13, Como a 11 però non ha giocato e Sampdoria a 10. La Sampdoria è sempre più vicino alla retrocessione. Vediamo se ci sono le prossime partite, come saranno le prossime partite. C'è Inter-Juve, Milan, Fiorentina, Sampdoria, Como e Parma, Sampdoria. Riposeranno dalla parte per la lotta scudetto, si riposerà la Roma, dalla parte della salvezza si riposerà il Pomigliano. Allora, ora dirò questo, quello che penso davvero di questa nuova forma. Scusate, questo raffreddore, questa allergia mi uccide. È un format che si può dire. È un format davvero brutto, perché è un format senza senso. Tu vedi, hai preso le squadre, poi la divisione in due gironi, 5 da una parte e 5 dall'altra, però me le hai tenute con gli stessi punti. Tu hai voluto fare un format, hai voluto fare un cambiamento, però non hai avuto il coraggio di fare lo stesso cambiamento. Perché questo format, sinceramente, è patetico. Questo format, sinceramente, non ha senso. Perché? In questo momento tu hai creato un nuovo format. In questo momento si deve partire da zero. No, la Roma ha più 8 punti della prima parte, va benissimo. La Sampdoria sotto ha 0 punti, va benissimo. Ma per quale motivo hanno fatto questo format? Tenevi queste squadre, mettevi altri due, lasciavi le squadre a 12, il campionato a 12 e cercavi di rivoluzionare meglio, di sfruttare meglio la situazione. Tu in questo momento mi hai diviso un campionato
con un format ridicolo. Questo format è ridicolo perché hai voluto mettere un format nuovo per venderti il prodotto, però alla fine non hai venduto niente, perché tu mi hai messo questo prodotto. Come me l'hai messo questo prodotto? Semplicemente nel senso che la prima resta negli stessi punti, cioè tu mi stai considerando che lo scudetto io me lo devo giocare con questo, con i punti fatti anche nella prima parte, cioè con i punti fatti con le squadre che in questo momento non ci sono, giusto? E che senso ha? E tu addirittura allora a questo punto tu penalizzi la Sampdoria che è inferiore alle altre perché tu la stai considerando con i punti fatti con le squadre con le big. Allora non ha senso, non ha senso. Questa idea di questo format non ha senso. Il senso di questo format era se con la seconda fase partiva tutto quanto da zero, però non poteva, doveva dare un vantaggio alle vincitrici della prima parte, mentre chi vinceva la prima sessione, la parte normale, il campionato normale, chi era prima andava direttamente in Champions, chi era prima andava in Champions. L'ultima retrocedeva, però gli davi 13 partite, gli davi 13 giornate, gli davi 13, come posso dire, mettevi 13 squadre e facevi un campionato normale, poi facevi i playoff, ma mettere questa pur scudetto, pur salvezza con i punti realizzati nel campionato regolare non ha senso. In questo momento tu mi hai fatto un format dove la Roma ha questi 8 punti meritatamente superiore agli altri, ma è giusto che la Roma, però è un format che è brutto. Tutti quelli che stanno dicendo che questo format è bellissimo, non è vero, è un format brutto, è un format senza senso, perché se noi andiamo a vedere la Sampdoria, vediamo un po' la Sampdoria, ogni tanto si impalla. Se noi prendiamo la Sampdoria tu l'hai messa in questa parte di tabellone a 0 punti, ma 0 punti con chi l'ha fatto? Con tutte 10 punti, con tutte le squadre che erano superiori. Ecco perché io dico questo format non è buono, io spero che lo cambino, spero davvero che lo cambino, perché un format a me non mi piace. A chi dice che questo format ti piace vuol dire che quando poi si mette di mezzo la FIGC e sappiamo che disastri combina la FIGC, e questo è l'ennesimo disastro combinato dalla FIGC. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per vedere come può andare. Per me questo format è fallimentare. Ditemi la vostra, ciao! Vediamo questo format come va. Niente togliere alla Roma, che la Roma quest'anno è la squadra più forte del campionato italiano. La Sampdoria è la squadra più debole del campionato di Serie A, e che dire, mi dispiace. Iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao.